Ciao a tutte ragazze, oggi facciamo un video un pochino più diverso dal solito, un video chiacchiericcio, dove volevo condividere con voi alcune cose che mi sono successe. Il video l'ho chiamato perché le youtuber di successo sono così permalose, ma non parleremo solo di questo perché volevo farvi sapere alcune cose che mi sono successe in merito a commenti qui sotto i miei video. Allora, partiamo prima di tutto dalle youtuber famose. Allora, mi è capitato ultimamente di commentare sotto video di youtuber appunto famose, cioè famose per me intendo con un grande seguito di iscritti e di visualizzazioni, commentare scrivendo la mia su quello che proponevano, che dicevano, e ho notato che queste youtuber sono diventate acide. Molto acide e non accettano nessun tipo di consiglio e nessun tipo di, tra virgolette, critica, anche se costruttiva, il che penso che sia molto sbagliato, perché quando una persona come me si permette sotto un video di fare un commento costruttivo dicendo come la penso io, non imponendo niente, ma dicendo: lo sai che è così, così, così? Per me è così, informati. E la persona risponde dicendo: non so, per esempio, mi è capitato di scrivere sotto un video di una persona che insisteva nel dire che aveva la pelle mista, che la pelle mista comunque tutto sommato non esiste, nel senso che chi considera la propria pelle mista perché è normale. Nella zona normale tendenzialmente secca, nella zona U e leggermente grassa nella zona T, tutto nei limiti del un pochino grassa, un pochino secca, non sa che la nostra pelle in realtà è così, la pelle mista in quel caso lì non esiste, nel senso che la vostra pelle è la vostra pelle, anch'io allora potrei dire una pelle mista, ma non è mista, è normale. La pelle, per come sono disposte le ghiandole all'interno del nostro viso, della pelle del nostro viso, senza stare a dire quante sono, dove sono, entrare nel tecnicismo della cosa, nella parte proprio anatomica della pelle. Ci sono le ghiandole, dove ce ne sono di più è proprio dove abbiamo la zona T e quindi è normale che la zona T produce più sebo rispetto alla zona U che il resto del viso. E poi anche gli dicevo che comunque usare prodotti che sgrassano, che detergono in modo approfondito o prodotti che anche make-up che contrastano la lucidità. Ha solo un effetto boomerang, in quanto poi questa lucidità si accentua sempre di più perché andiamo a tamponare il sebo, cioè non so se mi riesco a spiegare. Più sei un come i capelli, no? Più si ungono facilmente, più li lavi, più li sgrassi continuamente, più la cute. Nel cuoio capelluto produrrà sempre più sebo, stessa cosa sulla faccia. Più andiamo a mettere delle cose che occludono i pori, non so, questa ragazza diceva che dà continuamente polveri contro la lucidità. La polvere secca la pelle, occlude i pori, altera il pH, quindi si vanno a utilizzare dei prodotti che non dovrebbero assolutamente essere utilizzati. Se la vostra zona T è più lucida è perché è normale, perché abbiamo più ghiandole in quella zona lì. Io parlo di leggere lucidità della zona T rispetto alla zona U. Quindi qui questa mi risponde dicendomi che lei non è una cretina, che lei conosce la propria pelle, lei sa quello che si deve fare. Vabbè, quindi statene nel tuo brodo e a me alla fine, cioè, vedremo tra qualche anno come sei conciata. Cioè, era per parlarne. Perché fai questo? Cosa credi di risolvere facendo così? Parliamone, scambiamoci opinioni. Non è detto che quello che dico io sia legge, però. Cioè, bisogna sostenere, cioè, perché ci sia uno scambio, secondo me, equo sotto nei commenti, no? Ci deve essere un dare e l'avere. Io non dico che quello che fai tu è sbagliato, anche se secondo me lo è. Io ti dico, non dovresti far così, perché succede questo e questo. Quindi tu mi dovresti rispondere: no, io faccio così perché la penso così e così e così. Non che dici: no, io quello che faccio va bene e basta. Cioè, no. Già non si mettono d'accordo neppure i dermatologi tra di loro, tipo per la questione macchie, stessa cosa. Ci sono persone che partono sprombattuto con tantissime, come
come posso dire, con tantissime cure contro le macchie per sbiancarle, a tutto per sbiancarle, si ritrovano all'inizio dell'estate che sono, le macchie sono più chiare per poi ritrovarsi più scure di prima perché non hanno risolto il problema e sono andate solo a schiarire la parte superficiale della pelle. Stessa cosa, non si possono vedere certi video, alcuni li ho fatti anch'io, non dico di no, dove consigliavo delle creme e delle cose schiarenti. Non antimacchie, ragazzi, attenzione, schiarenti, che c'è la sua bella differenza, perché le creme antimacchia non esistono, la pelle va normalizzata e deve tornare a lavorare a modo suo. Si deve autocurare da sola, il suo discorso è questo. Beh, questa è una persona, non farò nome delle youtuber, ma è una ragazza che si occupa di make-up. Poi dopo cosa è successo? Ah sì, ho commentato giorni fa anche un video di Giulia Bencic, qui faccio il nome perché vedete il mio commento sotto un suo video, è una ragazza che io seguo, parla di make-up, è una make-up artist, io mi trovo benissimo a vedere i suoi video, concordo con tante cose che insegna, molto brava, brava Giulia al 100%, però ieri mi è uscita con un video. Sul come posso dire, togliere la peluria con un bisturi dal proprio viso, grattare via la pelle secca, dicendole: io gli ho scritto, guarda, cioè, quello che tu stai grattando via è la cheratina dalla tua pelle, quello che stai tirando via sono i peli, che vabbè, non li vuoi, fatti una ceretta al viso, togliteli come ti pare, però così vai a rovinare la pelle. Sulla pelle ci sono dei grassi, della cheratina, tutte cose che lì ci devono restare, come chi fa 3500 scrub perché dice che vuole stimolare il collagene, vuole ritrovare la sua pelle liscia, senza neanche un'imperfezione, tutta così perfette, e poi stimoli il collagene solo di tipo fibrotico, ecco che dopo sì, dopo un parziale miglioramento torni peggio che prima. Quindi gli ho scritto: cosa fai? Cioè, non far passare questo messaggio. Adesso mi vedo già tutte le ragazzine teenage che sono là che si depilano la faccia con questo bisturi e grattano via i pezzi di pelle che poi la prima esposizione al sole si ritrovano macchiate. O si trovano, magari la fa la teenager che ha anche magari dei brufoli, va a spargere batteri e schifezza del brufolo ovunque, succede un macello. Quindi questo video io l'ho commentato scrivendo le mie ragioni del perché non dovrebbe farlo e lei mi ha semplicemente risposto, lei meno permalosa di altre, per quello la cito, che secondo lei non è una tecnica così invasiva e per lei insomma è una cosa che si può fare. Vabbè, contenta lei. Però comunque, vabbè, lei si è giustificata dicendo non è una tecnica così invasiva, lei la pensa così, poi vedremo anche lì che cosa succederà. Il problema, ragazze della pelle, sapete qual è? Che finché siamo giovani, anzi, finché siete giovani, perché io ho passato già il 40 da un pezzo, ma la pelle si autoregenera, si auto, non si voglio dire si autocura. Si rimette tutto a posto, no? Poi più passa il tempo, più la capacità della pelle di autorigenerarsi, di autoripararsi cala e dopo lì succedono i casini. E quindi questa, vabbè, mi ha scritto così, io non ho controbattuto perché tanto se lei la pensa così e lo vuol fare, che lo faccia sulla sua pelle, però io in quel caso lì era un commento negativo, giustificato, costruttivo, in quanto non deve passare questo tipo di messaggio, secondo me, che fare questa pratica faccia bene. Poi aspettate che me ne hanno risposte di tutti i colori. Consiglio spesso sotto video di persone che si truccano tutti i giorni ho scritto anche sotto una youtuber che tutti i giorni si tamponava la faccia di siliconi, polveri, tutte queste cose qui, che comunque ho chiesto se avrebbe mai fatto dei video sui prodotti bio, perché a me interessano particolarmente quelli certificati, appunto, make-up certificato, skincare con prodotti certificati, e mi è stato detto che comunque lei non si trucca tutti i giorni e quindi può utilizzare questo tipo di prodotti. Vabbè, ci può stare, nel senso che se diciamo il make-up viene usato in modo saltuario, anche per usare anche un fondotinta siliconico ogni tanto che non succede niente. Ma poi, al di là del make-up, propone nella sua skincare quotidiana dei prodotti con siliconi, petrolati, paraffine, oli minerali, guarda, plastiche.
tante di quelle schifezze che non è perché non ti dai il trucco, non ti succede niente alla pelle, anche l'uso regolare di tutte queste schifezze va a fare un danno sulla pelle. Comunque, se volete, possiamo fare anche un video approfondito su questo, su quali sono secondo me gli errori di make-up e di skincare che facevo e che ora non faccio più. Comunque, ragazze, questo per chiudere il discorso, che mi capita spesso di scrivere dei commenti costruttivi per capire un po' perché le persone la pensano in un certo modo e fanno certe cose e sentirmi rispondere anche un po' attaccata, nel senso di del tipo: io so com'è la mia pelle, io faccio così, ma addirittura una mi ha scritto: ma documentati prima da un dermatologo prima di scrivere certe stronzate. Allora, le stronzate le dice questa nel video, perché se io decido in merito al mio video che ho fatto della protezione solare che per me è meglio non usare il solare tutto l'anno, io poi faccio quello che mi pare, come del resto fa lei. Cioè, io ti consiglio di gli ho consigliato di non usare il make-up, scusate, non usare il solare tutto l'anno, perché comunque la pelle si disabitua, come ho detto nel video, a interagire con l'esterno, e si disabitua alla sua naturale capacità di difendersi dai raggi del sole. E questa dice: no, perché il sole fa danno anche quando non c'è. E mi può stare bene il discorso tipo in spiaggia in una giornata nuvolosa che il sole va e viene, o leggermente velato, sole leggermente velato dalle nuvole, è vero, ci si abbronza lo stesso, ci si macchia lo stesso. Ma lei dice: anche quando piove, anche d'inverno, quando esci. Ma quale, ragazze? Cioè, no. E quindi io la penso in un modo, tu la pensi in un altro, ma non venire a dire a me di non documentarmi, perché io dal 1° di settembre che sto curando il mio melasma, sono seguita da Martina, che è bravissima, che è un'insegnante di estetica avanzata, e naturalmente di questa cosa ne ho parlato anche con dei dermatologi. Premetto che qui nella provincia, io abito in provincia, ma in centro a Ferrara c'è un centro riconosciuto sulla cura del melasma e del cloasma gravidico, dove sconsigliano l'utilizzo del laser per curare, di tecniche invasive per curare questo tipo di macchia estesa. Chiamiamola macchia estesa, perché poi per le lentigo senili, tipo queste tre, questa piccolina che ho sul naso, altro tipo di macchia, l'approccio è diverso. Diciamo, per le macchie estese, come il mio melasma, sconsigliano i trattamenti aggressivi e consigliano di utilizzare, se si vogliono, schiarenti, ma non creme antimacchia, perché le creme antimacchia non esistono. Si possono usare degli schiarenti, stando molto attenti se li si vogliono usare d'estate, di utilizzare cose che si possono mettere prima di esporsi al sole. Insomma, tutto quello che sto facendo con Martina. Quindi io mi sono documentata e so quello che sto facendo, e i risultati parlano da soli, perché in questo momento io non dico di non avere ancora il melasma, perché il melasma c'è, ci vogliono 2 o 3 anni, ognuno i suoi tempi per combatterlo. Però vi assicuro che da come ero messa a settembre, quando sono tornata dal mare in agosto, settembre, ero veramente ridicola, e lì è scattato il devo curarmi. E la mia pelle, vi vedete, io in questo momento in viso ho solamente una leggera passata di BB cream, un po' di blush, la matita per le sopracciglia e il mascara. Avevo il rossetto che ormai se n'è andato perché ho appena finito di pranzare, quindi a livello di pelle ho solo un po' di blush qui, penso che si veda qui. Infatti, vedete che qua sotto sono più bianca perché ho mangiato, mi sono anche appoggiata, mi sono un po' rovinata il trucco. Ho solamente la BB cream, e vi assicuro, ragazze, che se vedete dei brufoli, ditemeli. Se vedete delle macchie estese molto pronunciate, ditelo. Io quello che vi posso far vedere sono delle lentiggini, queste tre più una 4 macchie che sono delle lentigo senili. Queste si possono trattare con il laser. E qui sulla fronte, se mi avvicino bene, vedete, se faccio ombra un po' si intravede ancora il mio melasma, ma non è coperto da correttori e non è coperto da fondotinta. E è un po' coprente la BB Cream di Bissol, quello sì, però faccio anche dei video a volte struccata, mi vedete, non mi sembra di andare in giro che sembro un panda come prima, ecco. E chiuso il discorso melasma, quindi per dirvi che, cioè, io vi parlo di quello che sto provando, su me, di me funziona, e quando sento tutte queste persone che dicono: mi curo con quella crema antimacchia che è piena di siliconi, schifezze, a me viene, cioè,
Io non resisto, devo scommentare, però nessuno mai che mi risponda e mi dica: uso quello perché è così, la penso così. No, la prendono tutti sulla difensiva e non c'è uno scambio, come posso chiamarlo? Non c'è uno scambio costruttivo, non c'è uno scambio proprio. Insomma, io ti dico, io faccio così perché la penso così, tu. E lui mi dice, e l'altro ti risponde, io faccio così perché per me va bene, o tu non capisci un cavolo, scusate, mi stava scappando qualcos'altro. A proposito di scappare qualcos'altro, adesso chiudiamo questo discorso e ne apriamo uno velocissimo perché il video sta diventando molto lungo. Volevo dirvi che sotto i miei video pretendo commenti non offensivi e pretendo commenti costruttivi. Non la pensiamo tutti allo stesso modo, quindi a me un commento di una persona che la pensa diversamente da me mi fa piacere. Naturalmente dopo io ribatterò dicendo le mie ragioni perché ognuno la pensa come vuole e di solito quando uno fa qualcosa è perché è convinto e quindi io sono convinta della mia cosa e tu sei convinta della tua. Proviamo a capirci e capire dove sbaglio io, dove sbagli te, magari si può imparare qualcosa di importante. Io dalla mia cura che sto facendo con Bisol l'ho scoperto grazie a un video di YouTube e di commenti sotto un video, se no io sarei ancora qua che cerco il miracolo contro il melasma. Ho segnalato una persona perché era offensiva, commenti del tipo fai schifo o cose del genere. Allora io posso piacerti o non piacerti a livello estetico, non so se lo schifo era riferito ai miei video o se era riferito a me. Comunque io sono una donna come tante altre, non mi sento né Carol Alt, non mi sento Belen Rodriguez, ma non mi sento neanche un cesso, ecco, scusatemi il termine, mi vedo una donna normale, io mi piaccio, ho i miei difetti che faccio fatica a accettare, vabbè, per certi aspetti cerco di, diciamo, quando faccio video di mettermi un po' per quanto possibile decente, però cioè, se mi avesse scritto mi fai schifo perché qualsiasi cosa magari non l'avrei neanche segnalato o bloccato. Questa persona è stata segnalata. Un altro che mi scriveva anche lì cose è stato bloccato, ma non era offensivo, diciamo. Sì, ci sono stati vari commentini che altri che ho cancellato perché non capivo proprio il senso dell'italiano, forse non era una persona italiana che scriveva questi commenti, non lo so, proprio non c'era, non, cioè, non capivo, cioè, non capivo che cos'era, non capivo l'italiano, il senso del discorso, ecco, forse non doveva rispondere a me, non lo so. Infatti adesso queste persone rispondono e dicono, guarda, mi dispiace, anche l'altro giorno ho detto non capisco proprio cosa c'entra questa cosa, infatti non doveva rispondere, vabbè, poteva, quello sì, ma proprio delle cose fuori dal mondo. E quindi niente, volevo farvi sapere che ho segnalato delle persone, ho bloccato altre e ringrazio invece tutte le persone che lasciano dei commenti costruttivi qui sotto. Ringrazio anche tutti quelli che passano su anche solo per un saluto, mi scrivono un ciao, mi lasciano un like e tutto quanto, però questo mio è un canale piccolo e se è ancora aperto è proprio perché mi piace l'interazione che c'è con gli altri, quindi diciamo che è un rapporto privilegiato, mi fanno sentire meglio i commenti che hanno un senso, magari una ragazza che mi consiglia, non so, tipo la ragazza che mi ha consigliato i pannolini dell'Ulupilu che sono diventati i miei preferiti per Angelica, pannolino mutandina, un'altra ragazza che magari mi può avere consigliato una cosa che io cercavo, che chiedevo in un video, un'altra persona che magari mi ha chiesto, fai quel video lì perché mi piacerebbe sapere tu come la pensi. Ecco, io ringrazio tutte voi, vi mando un bacione e spero di riuscire a registrare ancora tanti video. Ho preso l'andazzo, diciamo, di riuscire a fare un video al giorno, che per me è una roba impossibile, però in questo momento che devo stare un pochino a riposo con la mia costola, ormai dico con il mio strappo muscolare a questo punto, perché così è. Ho un pochino più di tempo, spero di riuscire a mantenere questa cosa e niente, vi mando un bacione, non ho altro da dirvi. Se avevo pensato anche di fare un video, perché dovete sapere che a me, ragazzi, me ne succedono di tutti i colori quando giro per
giro in macchina, vado, lo faccio, incontro delle persone delle volte che mi chiedono: ma succedono solo a me queste cose? Quindi, se vi interessa un video dove vi racconto le mie peripezie, dove vi racconto cosa succede, sentivo rumori, c'è così tanto. Fatemelo sapere, che molto volentieri vi realizzo un video un po' diverso dal solito e ci facciamo due risate insieme. Ragazza, 20 minuti, è diventato lunghissimo, mamma mia, chissà se riuscirò a editarlo. Solita, non vi racconto tutta la solita pappardella, ma lasciate un like e un commento. Un bacio.